presidio dei lavoratori della Scala, sostenuti dalla CUB, dalla Confederazione Unitaria delle Base e anche del Comitato per la Salute, la difesa della salute nei luoghi di lavoro, contro l'amianto, per denunziare i morti per amianto che continuano a esserci in questo paese. Spesso quando andiamo a parlare della Scala si meravigliano che alla Scala ci siano i morti per amianto. Alla Scala sono accertati 9 morti e per questi sono stati chiamati in giudizio come imputati un dirigente tuttora in forza che si chiama Malgrande e altri ex dirigenti, tra cui il più noto è l'ex sovrintendente Fontana. Noi da anni, esattamente dal 2014, tutti gli anni in occasione delle giornate mondiali contro l'amianto organizziamo questo presidio, ci siamo costituiti parte civile nel processo che si aprirà a Milano il 31 maggio, ma a sollevare il problema dell'amianto alla Scala è stata la CUB, è stato il Comitato Ambiente e Salute, tutti gli altri soggetti sindacali sono inesistenti, anzi gli altri remano contro, gli altri hanno una sorta di complicità con la fondazione, si potrebbe dire se non fosse la Scala col padrone. Vogliamo ricordare che sono più di 4.000 i morti per amianto ogni anno, vuol dire 11 al giorno, ogni due ore muore un lavoratore che è stato esposto all'amianto e quindi è un problema di ieri, di oggi e di domani, perché finché non si attua la bonifica si continuerà ad ammalarsi e la gente continuerà a morire. E l'amianto non guarda in faccia a nessuno, perché ha ucciso prima i lavoratori, ma poi disperdendosi nelle falde acquifere, disperdendosi nell'aria, sta uccidendo anche migliaia di cittadini che non hanno mai lavorato in fabbrica. Ci sono tra l'altro riconosciuti dalla ASL, la Regione Lombardia, più di 400 ex esposti fra i lavoratori, in qualsiasi categoria, per cui noi abbiamo appunto morti fra musicisti, fra cantanti, fra tecnici, vigili del fuoco, meccanici, orchestrali, facchini, di tutto. Quindi 400 persone sono considerate come ex esposti e altrettanti sono seguiti dalla clinica del lavoro, che adesso grazie alla nostra lotta sono monitorati costantemente attraverso il counseling e tutte le visite mediche che si fanno ogni 4-5 anni. Mantenete le luci accese su questo problema, cosa chiedete? Che per quanto riguarda i reati legati all'amianto niente vada in prescrizione, perché l'amianto esplode a distanza di anni. Chiediamo principalmente che l'INAIL riconosca finalmente le malattie professionali, quindi ai parenti delle vittime, il riconoscimento che c'è stata un'esposizione all'amianto alla Scala, ovvero i malati e i morti di mesotelioma siano coperti dall'INAIL, perché tuttora, adducendo le scuse più incredibili, non riconoscono alcuni dei nostri morti come vittime professionali. Questa è la prima cosa. Secondariamente vogliamo giustizia per i nostri morti e soprattutto che si faccia luce anche sugli altri casi. In questo paese si continua a parlare di cose che non si fanno, come la legge elettorale, o di priorità altre. Non si parla mai del lavoro, delle condizioni di chi lavora, di chi non ha le case e di chi muore per amianto. Lei ha scritto un libro in merito. I nostri libri si intitolano, credo che abbiano, sì, il titolo ha un significato. Il primo è Operai carne da macello, perché è quello che oggi sono, non solo oggi, che sono sempre stati gli operai, i lavoratori. E il secondo è Amianto morti di progresso, perché in questi 20 anni ci hanno riempito la testa con l'idea che stiamo andando verso il futuro, che il progresso qui, il progresso là, in realtà stiamo tornando all'Ottocento, la gente muore, continua a morire sui posti di lavoro in modi più o meno atroci.